Ed è bastata ieri una lunga giornata di pioggia per mandare in tilt gli automobilisti agrigentini e gravi disagi provocati nei quartieri sud di Agrigento, tra i più colpiti la frazione balneare di San Leone e la zona commerciale del villaggio Mosè. E proprio a San Leone si è allagato il lungomare Falcone e Borsellino, abitazioni e magazzini. Esercizi commerciali ed alcune strutture alberghiere sono stati danneggiati dall'incessante pioggia. Al villaggio Mosè la scuola elementare De Cosmi è stata evacuata dai vigili del fuoco e della polizia. A causa dell'acqua, una cassetta di derivazione elettrica a conchiglia situata nel piazzale adiacente alla struttura scolastica si è completamente allagata, causando un cortocircuito che hanno messo fuori servizio le apparecchiature di trasformazione e di distribuzione dell'energia. Ma grazie all'intervento dei tecnici dell'Enel la situazione è ritornata nella normalità. Le anticipazioni meteo annunciano che da domani il sole inizierà nuovamente a brillare nella nostra città di Agrigento, quindi niente paura anche per domenica 6 febbraio, inizio della saga del mandorlo in fiore.